Sì, ma io come faccio a scrivere un documentario? Questa è una domanda che ci viene fatta molto spesso, perché è tutto molto, molto bellissimo, molto, molto facile quando se ne parla, ok? Ma scrivere un documentario per molti è una sfida, perché la sceneggiatura di un documentario non funziona come può essere un soggetto di una fiction, che peraltro non è facile nemmeno quello. Ma in questo video parleremo proprio di questo. Parleremo di scrittura di documentario, di sceneggiatura e peraltro, se ancora non lo avete visto, è nuovissimo di pacca. C'è un nuovo ebook proprio sulla sceneggiatura che abbiamo pubblicato sul sito di recente. Se non lo avete ancora scaricato, vi lascio il link in descrizione e leggetelo perché ne vale davvero la pena. Parla di sceneggiatura o script writing, giustamente ci viene in mente, non so, per i più esperti, l'inizio di una scena, interno, giorno, casa di Pinco Pallino, ce l'ho con Pinco Pallino io sempre, tornato, Pinco Pallino is back, azione, dialogo, ok? E nel documentario, quando noi parliamo di sceneggiatura, non intendiamo una cosa del genere, perché chiaramente nel documentario c'è sempre quella sorta di aleatorietà, per cui è impossibile scrivere prima quello che succederà. Ma, diciamo, ci sono due sceneggiature che potete produrre. E inizierò a parlarvi da quella, di quella che avviene in post-produzione. Ne abbiamo già parlato in parte in un video che è chiamato Paper Edit, che vi consiglio di guardare se non l'avete visto. In pratica è una sceneggiatura, una prima bozza, che voi iniziate a creare dalle parole provenienti dall'intervista. Quindi voi, prendete un bel pacco di post-it bello alto e vi annotate tutte le parti importanti dell'intervista e cominciate a costruire la vostra storia da lì. È un po' come quando si crea un libro, va bene? Quindi appiccicate i post-it al muro, alla lavagna, dove volete, e poi avete un quadro generale del vostro documentario, ancora prima di andare a montare. Ma vi ripeto, vi conviene guardarvi il video del Paper Edit, che lo spiega molto meglio di quanto lo sto facendo io adesso. In questo video io mi voglio concentrare sulla prima sceneggiatura che scriviamo. Questa la scriviamo in pre-produzione, quindi ancora prima di girare. Quindi facciamo una previsione di quello che sarà il film. Ogni documentario, ma ogni storia in generale, è formato, caratterizzato dalla struttura a tre atti, con tutte le sue caratteristiche, con tutti i suoi punti chiave, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi cosa facciamo? Cerchiamo di rispondere a delle domande che ci aiutano a capire se stiamo andando nella direzione giusta della storia, soprattutto in fase di previsione. E bene o male queste domande si adattano ad ogni tipo di documentario, perché chiaramente un piccolo inciso che bisogna fare è che è ben diverso fare la previsione di un film documentario più di tipo osservativo, tipo quelli che produciamo noi, rispetto a fare la sceneggiatura in preproduzione di un documentario storico costituito soltanto da materiale d'archivio, ok? Quindi queste domande però si adattano bene a ogni tipo di documentario. E le domande che ci facciamo sono: ho inserito tutti gli elementi chiave per la comprensione della storia? Questo elemento va bene dove l'ho messo o lo posso anche spostare? Se elimino questa sequenza, aggiungo valore alla storia oppure non cambia niente? Il conflitto del personaggio emerge in questo mio racconto o no? Se rispondete a queste domande, vi accorgerete che poi la fase di produzione sarà un pochino più facile, perché saprete esattamente dove andare a indirizzare i vostri sforzi. Cioè, per esempio, noi abbiamo notato una differenza incredibile tra 50 Liters Life e Tied Into Me, perché in 50 Liters Life abbiamo lavorato tanto in fase di paper edit, appunto in post-produzione,
Ma diciamo in pre-produzione la creazione della storia era un po' scarsina. Ve ne accorgerete guardando il prossimo video della serie che esce il primo venerdì di ottobre, quindi perdetevelo, capirete a cosa mi riferisco, e questo ci ha un po' penalizzato in fase di produzione. Mentre invece per Tied Into Me abbiamo iniziato fin da subito a pensare come volevamo la storia, come volevamo che il personaggio fosse rappresentato, i confini stilistici che ci eravamo dati, lo giriamo a mano, lo giriamo su tre piedi, ci eravamo dati degli obiettivi e avevamo delineato un minimo come volevamo raccontare la storia, sebbene ci fossero degli elementi a noi sconosciuti, ok? La aleatorietà che dicevo prima. Quindi questo ci ha aiutato tantissimo nel migliorare la produzione. E se non avete la più pallida idea di quello che volete fare? Ottima domanda! Anche lì avete bisogno di uno schema, una linea guida da seguire. Noi ci abbiamo lavorato tantissimo perché un aspetto del documentario in cui crediamo molto, e sul sito voi potete trovare una guida dove comprendere come fare un documentario, dalla logline alla sinossi, quindi nella parte più narrativa, ma anche diciamo farvi un'idea di quelli che possono essere gli elementi artistici del vostro lavoro. Scrivere un documentario non è facile, non è facile scriverlo, non è facile trovare un argomento che si adatti bene a tutti, non è facile trovare qualcuno che te lo finanzi, però sicuramente potrebbe diventare già più possibile se noi sappiamo quello che vogliamo, dove vogliamo arrivare, il nostro obiettivo, e se sappiamo come scriverlo. Quindi questo è un aspetto molto importante se vuoi produrre un documentario ma ancora non sai cosa vuoi. È normale, nessuno di noi lo sa, però se hai un argomento e se hai un personaggio, quello che ti consiglio è di iniziare a scrivere la tua storia. Sei sempre in tempo per migliorarla e soprattutto la tua produzione ne risentirà positivamente. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, come sempre. Vi ricordo che se non siete iscritti al canale di iscrivervi e di attivare la campanellina, così almeno potete essere informati su ogni video che esce. Sul sito potete trovare tutte le informazioni necessarie, dalle risorse free a tutto quello che offriamo nell'ambito del documentario, senza dimenticarci del blog. Poi ci sono altri video su YouTube dove parliamo sempre del documentario, insomma. Noi facciamo documentari, non l'avete capito. Vabbè, a parte questa caduta di stile, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.